Buonasera a tutti amici commodoristi e commodorali e benvenuti a questo mio nuovo video. Questo è un appuntamento con il bottino dell'Empoli, della fiera dell'elettronica di Empoli, dove c'è un po' di roba che abbiamo acquistato e un po' di roba che mi hanno regalato, delle cassettine. Dunque, sulla roba che abbiamo acquistato, c'è da dire che siamo rimasti abbastanza stupiti perché lì alla fiera dell'elettronica di Empoli in genere non c'è un granché per noi retroamatori. Il fatto sta che c'era il solito venditore come si può dire, di computer, monitor, ma tanti c'ha scatoloni e scatoloni di pezzi di computer che vende quasi un tot al chilo. Io non me ne intendo, non so, la maggior parte delle cose non so nemmeno cosa siano. E praticamente a questo giro lui aveva, come si può dire, non saccheggiato, ma insomma c'è un negozio non di Firenze, del Valdarno, non mi ricordo di dove, nel Valdarno, che aveva chiuso il negozio di computer, dove aveva a magazzino diverse robetta interessante. Quella veramente, veramente, fra virgolette, chiamiamola pesa, nel senso roba più di valore, comunque venduta a prezzo veramente, veramente irrisorio, da non crederci. Però erano due amiche CDTV che sono andate alla nostra associazione, e due amiche CDTV, poi c'era, che era, quelle erano però, diciamo, loose, non erano confezionate niente. Poi c'aveva uno scatolone di manuali, anche quello abbiamo preso tramite associazione. Poi c'erano dei lettori floppy, una penna ottica, mi sembra un sintetizzatore vocale, insomma c'era diversa roba, e addirittura dei lettori floppy, degli hard disk, proprio con la confezione originale dell'epoca, perché erano proprio fondi di magazzino. E anche io ho preso dei fondi di magazzino, che veramente proprio 5 euro l'uno, ve lo dico anche in genere il prezzo, ne dico, ma tanto qui è proprio roba che vendeva a stock. Infatti questo ragazzo, il tavolino, c'era cioè un tavolino in mezzo che era pieno di questa roba qui, di questa roba che aveva preso, addirittura in furgone c'era uno scatolone di joystick, solo che ahimè io sono andato con la bava alla bocca, perché dopo aver fatto questi acquisti mi ha detto: guarda, in pausa pranzo andiamo in furgone perché c'ho altra roba. E sono andato lì, però era tutta roba per PC, tutti i joystick per PC belli, nuovi, tutti fondi di magazzino, però ovviamente a me la roba per PC non mi interessa e quindi niente, quindi ho preso questa roba qui. E poi c'è da dire, niente, adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere sia i joystick che un curioso, come si può dire, accessorio, e poi delle cassettine che mi hanno donato. Ma prima sigla. Bene, come sempre ho inforcato i miei occhiali con cui non vedo una sega perché sono quelli da vicino, e così che se posso leggere qualcosa, qui abbiamo, ho preso uno di questi fondi di magazzino, è lo Speed King della Koenigs, che eccolo qua, questo, lo Speed King, qui c'è il retro, poi andremo un po' a provare tutti. Io questo qui l'ho sempre sentito dire come un ottimo joystick, un joystick molto interessante. Io diciamo, eccolo qua, lo posso. Dopo, cioè, dentro c'è un libretto di istruzioni, non l'ho, scusate, non l'ho mai utilizzato all'epoca. Non mi sembra che ci sono due tasti, probabilmente uno si può agguantare con l'indice e uno
con il medio, qui c'è la levetta, che la levetta non c'è nessun joystick, qui c'è scritto Center ADJ, che penso sia boh, Center ADJ, non so cosa sia, se anche questo per sparare, non lo so. Questo rimane, so se rimane bloccato, se rimane bloccato, no, non lo so, via, devo leggere le istruzioni. Questo comunque analogo joystick analogico da usare col Commodore Amiga, quindi penso che non ci sia problemi anche col 64, qui c'è scritto realmente solo l'Amiga. Guardavo se c'era qualche due righe in italiano. The only joystick, twin fire buttons. Allora, the only joystick that actually is a forehand or totally natural grip and absolute control. Twin fire boots, due fire button posizionati right under your trigger. Target missed switched for super accurate high speed action. No, volevo vedere se questi due pulsanti, se sarebbe troppo bello, ma se fossero tutte e due, non tutte e due per il fire, ma tutte e due, ma uno per il primario e uno secondario. Questo è tanto che lo vedevo, non è che ci abbia mai tirato più di tanto, anche perché i prezzi sono sempre stati alti, però in questo caso, visto il prezzo irrisorio, ovviamente sono tutti da testare, però sono pur sempre fondi di magazzino. Questo è il remote control infrared, eccetera, eccetera, insomma il controller a infrarossi, e questo mi sembra un bell'oggettino. SV130, quindi un quick joy. E qui c'è, qui dietro ci sono, poco dentro ci sono, l'ho aperto, ho visto tutto un sacchettato, ci sono anche altre istruzioni, e qui come potete vedere qui ci sono anche qui un vario, aspetta, ve l'ho messa all'incontro perché è la scatola messa così, non so perché un lato non torna con l'altro, cioè qui è dritto, di qua è il contrario, quindi, e qui insomma si vede on e off, c'è le pile, il ricevitore che va collegato al Commodore 64, vediamo un po' il joystick, insomma qui c'è un po', c'è diversi, qui non so, DC out, boh, non lo so, program state computer, ah ok, per l'Amstrad computer dovete usare, sì, c'è un altro accessorio che va usato con l'Amstrad, quindi questo non vorrei avere, per come è stato fatto, Wikimedia, Atari computer, Atari video game system, quindi VCS e Steam Arcade, Amstrad computer, c'è cioè un po' per tutto, ecco, quello era, non capivo cosa indicava quell'accessorio. Poi andiamo a una curiosa, un curioso accessorio, ora questo qui è il foot pedal, il pedale, questo qui, che questo andremo a vedere, anche questo è curioso perché da una parte vedete è al contrario, e forse è perché quando si gira così si gira sempre dal punto di vista, quindi questo ovviamente è per giocare i giochi di guida, poi ovviamente siccome va settato, cioè va bisogna settare e assegnare a ogni pedale un tasto, logicamente se uno vuole così per fare una bischiata lo può collegare, non è che è riservato, è fatta apposta per i giochi di guida, però se uno mette il tasto 3 va a destra, il tasto 1 va a sinistra e il tasto 2 spara, lo dai e lo assegna allo sparo, è logico che poi uno ci può fare anche un gioco, uno spara tutto, per assurdo. Però per dire, questo è una periferica veramente curiosa che voglio provare, non so se lo proverò con un Outrun o qualcosa del genere, sicuramente c'è sempre il prezzo. 75.000 lire, quindi presumo sia dell'epoca, era anche un bel prezzetto, 75.000 lire all'epoca era un prezzo piuttosto importante, però anche questa è una periferica di tutto rispetto. E niente, questo poi lo andremo a vedere, e ne ho, di queste ne ho prese due, perché questo qui, voi tenete conto che questo qui l'avevo trovato su Subito a 12 euro e lo volevo prendere, però questo signore non spediva, io provai a convincerlo, mi disse no guarda abbi pazienza non spedisco, vabbè se non spedisci l'ha ancora lì nonostante il prezzo sia basso, ma ho visto non l'ha ancora venduto, comunque io l'ho trovato, ne ho preso un altro, ne ho preso due, perché ne ho presi due? Non è, io non sono il tipo che siccome una cosa costa poco ne prendo tante, per me anche se ce ne avessi avuti 10 ne avrei presi due lo stesso, ma perché non ho preso due? Perché prima mi ha chiesto il prezzo di uno, no? Perché ancora lo sapevo, quando mi disse che tutti quelli di sopra andavano a 5 euro ne ho presi due perché uno me lo tengo io a casa, e poi avevamo parlato in sede Bitteretro, ma non è ancora sicuro, che voleva fare una vetrina un po' con un po' di joystick, accessori, roba degli anni, insomma, degli anni quando c'era queste vetrine nei negozi Commodore. Io ho un paio di joystick boxati, io volevo appunto donarli o comunque metterli lì, come si dice, non prestito, insomma non mi ricordo come si dice. Comodato, oh, comodato d'uso, benvenuto. Noi abbiamo lì la possibilità in questo, nel nostro, nella nostra associazione di
donare, in questo caso qui ovviamente lo dono perché è un oggettino a 5 euro, poi se uno ha un qualcosa di importante, qualcosa anche di ricercato, di costoso e tutto, fra noi soci ci siamo già deciso di dare qualcosa anche incomodato, d'uso, non mi veniva quello. E questo appunto lo donerò lì, se poi non lo vogliono, non so, lo regalerò a qualcuno. Bene, e qui finisce la parte acquisti. Adesso andiamo a vedere le cassettine. Queste cassettine, questo regalo che mi ha fatto Giorgio, uno dei soci, ogni tanto ci facciamo qualche regalino, gli ho dato una cassettina di un doppione della Atari, mi ha fatto queste cassettine qui. Io diciamo, da una parte non sono stato tanto felice, perché? Perché queste sono cassettine da edicola e io ho paura che mi prenda poi la scimmia. È un po' come ho fatto a guardare i video da TP con l'Atari, mi è presa la scimmia dell'Atari, la sto acquistando e giocando anche, perché non è che acquisto per mettere lì, anche se purtroppo il tempo è poco. E ora mi è venuta un po' la voglia di fare un po' come fa ATP, anche se lui, oltre a scegliere delle cassettine a caso, poi lui le conosce anche tutta la storia. Io ovviamente nel C64 all'epoca andavo dal mio amico, qualcosa mi ricorda, anche qui vedendo Palapazza, che se non mi sbaglio era qualcosa del tipo tra il Braser o comunque del tipo Powerball o qualcosa del genere. Qui c'è diversi zombies, sicuramente presumo che c'è un'altra possibilità che fosse Ghost and Goblins o comunque qualcos'altro. Pedro, anche Pedro me lo ricordo qualcosa. Comunque ovviamente mi ha regalato queste cassettine qui, sono quasi tutte da edicola, tranne qualcosa ho, qualcosa no, non ho. E prende, queste sono le più carine, che mi piacevano più all'epoca, sia esteticamente. Vedete questi qui, le Game 2000, ce ne abbiamo uno ancora, Game 2000. Questi mi piacevano un sacco perché? Perché se non sbaglio, ora farò sicuramente una figuretta, ma se non sbaglio, questa qui, oltre a essere la copertina, dovrebbe anche essere il ricorcino. Ecco, questa è troncata. È vero che è carina, però a me piaceva di più così, cioè mi piaceva che, ecco, Palapazza, dai, mi volete fare vedere Palapazza? Questo è un gioco davvero divertente, amici. Dovete guidare la palla rotante attraverso tortuosi percorsi, evitando di cadere nel vuoto, di farsi mangiare da strane creature vaganti. Non mi ricordo, cioè, no, dalla descrizione non sembrerebbe tra il Braser. Comunque c'era il suo librettino, e questo mi piaceva di più perché che dover andare a cercare libretti nei mobili. Questo era molto più. Poi abbiamo, vediamo un po', cerco di fare il più veloce possibile. Poi abbiamo un po' di logica, che è quella qui. Logica, anche questo 2000, tutto logica 2000, perché lì eravamo negli anni 80. Logica 2000, logica 2000, sono tutti vari. Faccio un po' così per farvi vedere. Ora mi casca, sicuramente mi cascheranno. Facevo per non farvi stare davanti. Poi abbiamo queste quattro che io ho già nel cofanetto, perché queste sono tutto computer. Qui abbiamo volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. Quindi questo è quello che io ho con il cofanetto, diciamo, e le istruzioni. Poi questo giochi 1, questa è tutta roba classica, tutto tubo, questo è registrato, diciamo, una cassettina fatta in casa. Questo uguale Soccer 2, cosa c'è qui, insomma sempre video, roba fatta qui è Summer Games, e tutta roba fatta, come si dice, dal negoziante, qualcosa del genere. Poi qui abbiamo una Soft, se non mi sbaglio, On Track Racing 64, questa non mi sembra una Soft, no, non c'è scritto la Soft, questa. Poi ce n'è un altro sempre più o meno della Golden Software, questo è Impossible Mission, questo lo conosciamo tutti benissimo. I giochi che contenevano erano veramente belli, ma le copertine facevano proprio cagare. Poi vabbè, questo non ve lo faccio vedere, sono dei per VIC 20 64, sono delle Video Basic, tanto Video Basic, quello ormai. Qui c'è una Super Game 2000 Lose, perché questo ho controllato io, e praticamente sono tutte, quell'altro ci sono dentro le cassette, quindi quella si vede in un'altra. Poi c'è due COM 64, che le COM 64 mi sembra in una scatola, perché io da edicola ce l'ho un po', che mi aveva regalato un ragazzo, che poi io anche quelle lì cercherò di sistemarle. Infatti in questo momento sto mettendo un po' a posto, ho finito e ho deciso di fare. Questa è l'unica cassettina originale, poi queste due che sono, no, ce n'è due originali. Allora, questa e tutte e due che mi mancano, quindi Beatmania, eccolo qua, e poi questo qui che purtroppo non ha il flyer, che è anche un bel gioco dell'Interceptor Software, Scramble 64. Ora, di Scramble per Commodore 64 ne sono stati fatti diversi. Ora, questo non ricordo con esattezza qual è, però mi devo trovare sul online, voglio stampare la copertina, la fascettina,
Esatto, d'altronde non ce l'ho e ce la metto, così insomma faccio qualcosa, diciamo, di più carino. Bene, questo è il bottino personale della Fiera Elettronica di Empoli. Sono soddisfatto, li proverò tutti, poi li proveremo insieme. Credo che il primo sarà il foot pedal che voglio provare, perché mi incuriosisce molto, nonostante io non sia mai stato un appassionato di giochi di guida, cioè non solo con 64, ma anche in sale giochi, io platform e shoot 'em up. Quindi giochi di guida non, come quelli sportivi, tranne i classici come il Tekken, Sport, Soccer, quello che si giocava con la trackball sul tavolo, oppure insomma, ce ne sono qualcuno che mi ha il track and field, quello non ne parliamo. Però insomma, generalmente giochi di guida no, non mi ricordo, anche Outrun se ci giocavo, ma non ci andavo matto. Bene, il mio video finisce qui, spero che questi oggettini mi siano piaciuti, a me sono piuttosto soddisfatto, anzi sono soddisfatto, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!